Allora, buonasera, bentornati alla quinta puntata del nostro, a questo punto consueto, aperitivo Open Mic. Puntata leggermente differente perché comunque è successo qualcosa nell'ultima settimana, perché sono state presentate le liste, quindi i candidati ora, fino ad ora, come vi ho concesso di credervi che eravate candidati, ora siete veramente veramente candidati. Altra cosa molto importante, la prossima settimana, non di mercoledì ma di giovedì, faremo una puntata speciale con due soli argomenti, multi-utility e gasificatore, per chiarire la posizione di tutti voi. Tutti. La posizione di tutti Dei quelli che hanno presenti. deciso di venire. Io non ci sarò io, ci sarà un giornalista e ho cercato anche, Quindi non c'è più scuse, c'è un giornalista. secondo me, anche un giornalista di un certo livello, perché verrà Stefano Tamburini, che è stato anche direttore del Tirreno, ma insomma direttore di anche un sacco di giornali del gruppo Gedi. E faremo, giusto per ribadire la posizione, una cosa un po' più veloce, diciamo, rispetto a quella che ho visto sabato scorso alla Vela di Avelo, che è durata, non so, 2 ore e un quarto, una roba impressionante. Un'oretta, un'oretta e un quarto, per ribadire la posizione su questi due argomenti. C'è un giornalista, come mi era stato richiesto, per ora non ho ricevuto risposte da Mantellassi per dirmi sì, vengo oppure no. Rimandiamo a un giorno o due da ora la decisione di capire chi c'è e chi non c'è. Al momento, per rispondere alla curiosità di Masi, non ho ricevuto risposta. Altra cosa, stiamo andando con la connessione internet del mio cellulare. Porca. Speriamo che vada tutto bene. Eventualmente si fa come la prima volta, la diretta di oggi diventa differita di domani. Allora, ora si comincia davvero. Da questa parte abbiamo Simone Campinoti, imprenditore, 60 anni, si candida per il centro-destra, ma questo lo vediamo dopo. Maria Grazia Maestrelli, è consigliera di parità della regione Toscana, nonché insegnante di matematica in pensione. A me questa cosa diverte perché ho sempre avuto un po' di problemi con la matematica. Allora, mentre da quest'altra parte abbiamo, scusate, Leonardo Masi, candidato di Buongiorno Empoli, Movimento 5 Stelle, comunque poi e siamo Empoli, Coalizione Civica di ambito progressista, e Andrea Poggianti, avvocato di Empoli, candidato per una coalizione civica di centrodestra. Ma perché questa è una puntata leggermente diversa? Perché appunto sono state presentate le liste. E grazie ai potenti mezzi a nostra disposizione andiamo a vedere, ho fatto degli schemini non bellissimi, ma insomma andiamo a vedere che Maria Grazia Maestrelli è candidata per Empoli al centro, Maria Grazia Maestrelli sindaca, Italia Viva. Allora, quindi, perché è un po' differente, perché mi piaceva in questa fase iniziale farvi spiegare perché c'era bisogno di Maria Grazia Maestrelli, candidata sindaca a queste elezioni, la lista, non tanto come è composta, ma insomma come si rapporta, diciamo, con le altre liste o con dove si colloca, ecco, questo è il concetto, e i voti di chi pensa di andare a prendere, a rappresentare, non dico il 3 o il 35%, ma insomma chi dovrebbe votare Maria Grazia Maestrelli per essere rappresentata da Maria Grazia Maestrelli. Si cambia telecamera e prego. Buonasera a tutti, devo dire che mi fa molto piacere perché pubblicamente, al di là degli incontri che abbiamo fatto come Italia Viva e come la nostra candidatura, rappresentare anche all'esterno qual è l'obiettivo della nostra lista. È una lista un po' particolare, Empoli al centro. Vuol dire che ci collochiamo in una situazione di diversificazione rispetto alle altre liste, sia quelle di destra, estrema destra, sinistra o del PD,
perché vogliamo recuperare molti degli elettori che non sono soddisfatti della gestione della città del PD e però non se la sentono neanche di abbracciare quello che sta emergendo nel paese con la presidenza del Consiglio dei Ministri della Meloni. Quindi ci collochiamo in questa fascia di persone moderate ma con uno sguardo in avanti, non moderate diciamo guardando al passato. È una lista particolare perché su 19 candidati 11 sono donne e le donne, al di là del primo che è il capolista, che è il segretario di zona di Italia Viva, sono proprio 6 donne. Io ho tenuto molto a questa scelta e ho dato il mio sì perché sono stata, fra virgolette, accontentata rispetto a questa situazione. Sono donne di varie età, di varie etnie, di varie provenienze, di varie professioni, sia quelle prime 6 che diciamo sono particolarmente significative, ma anche le altre che fanno la coda di lista, come si dice di solito. Cosa vogliamo fare? Vogliamo cambiare questa maggioranza, perché dopo 75 anni di governo del PD credo che la città sia in grande sofferenza. Noi troviamo tanta gente che ti dice: io non vado a votare perché tanto non cambia nulla, perché sono sempre i soliti che governano, fanno quello che gli pare, e devo dire che in parte hanno ragione, perché anche il piano che è stato approvato in consiglio comunale prima della fine della legislatura mette le mani su tante cose che nel programma del PD ci sono, e quindi io spero di fare una svolta alla città dando voce alle persone che in questo momento sono deluse della politica, sono deluse del governo della città e si aspettano cose nuove. Bene, bene, molto interessante. Allora, perché ho fatto partire Maria Grazia Mestelli, ve lo ricordate, perché l'altra volta voi tre insomma avete fatto un po' di casino alla fine, mentre Maria Grazia Mestelli era stata molto diligente. Siamo stati un po' birboni. Se ne approfittano, come allora, fanno sempre i maschi. Se ne approfittano. Allora, fanno sempre i maschi. Allora, questa cosa delle donne, molte donne, è molto interessante, perché io, insomma, è sempre difficile trovare le candidate di sesso femminile, questo due, lo sappiamo. Due, fra l'altro, sono qui stasera con me e mi danno conforto con la loro presenza. Allora, mentre si riparte con il giro che avrei voluto fare, che era Poggianti inizio l'altra volta, sarei voluto partire da Masi, che si candida Leonardo Masi per questo. Credo aver rispettato l'ordine della scheda, perdonatemi se ho sbagliato. No. Preciso, allora ho sbagliato, è un ordine che ho inventato io. Comunque, allora, buongiorno Empoli, Movimento 5 Stelle, siamo Empoli. Le domande sono le stesse, cioè chi pensa di rappresentare Masi, le liste, visto che qui sono più di una, anche le distinzioni tra lista e nastra, dall'altra, e anche visto che siamo in coalizione, come nasce insomma questa coalizione. Allora, mi collego a una delle frasi fatte da Maria Grazia, quando diceva, diciamo, delle altre componenti che si presentano, ha detto destra, estrema destra, sinistra e PD. Ecco, credo che abbia giustamente, diciamo, raffigurato quella che è la realtà, ovvero un PD che non è più quel partito di sinistra che dice di essere, diciamo, figlio, secondo me, anche di un glorioso partito che esisteva precedentemente. E il PD non ha governato, per fortuna, 75 anni questa città. Invece, prima, diciamo, della nascita e della presenza di questo partito, io credo che questa città aveva dei valori maggiori e era governata meglio. Un esempio è che l'ex sindaco Varis Rossi sostiene comunque la coalizione con la quale mi presento, quindi direi che due delle liste che mi sostengono, siamo Empoli e Buongiorno Empoli è la coalizione, è il gruppo consiliare dal quale vengo, rappresentano a mio avviso quei valori della sinistra che sono stati dimenticati da quel partito che invece dice di essere l'erede.
mentre il Movimento 5 Stelle è una forza politica nazionale, l'unica che mi sostiene e che credo che con le politiche sicuramente fatte ad Empoli, ma anche una parte, diciamo, delle politiche nazionali, ha rappresentato quella, la maggioranza della popolazione che noi ci pensiamo di rappresentare, vogliamo provare a rappresentare. Termino dicendo, io credo che il cambiamento è necessario e mi sembra anche, avendola vissuta sia da consigliere comunale ma da empolese, diciamo, questa città, questo è un sentimento diffuso, quindi cambiamento è necessario, in meglio si può. Noi ci presentiamo, io mi presento perché credo che quello che portiamo avanti sia il modo per svoltare in meglio il governo di questa città. Bene, allora ho già qui pronta la grafica, quindi si passa su Simone Campinoti, quindi Forza Italia, Berlusconi, Campinoti sindaco, la Lega, Fratelli d'Italia e una lista più come dire civica. Civica, sì. C'è anche scritto, che si chiama Empoli del Fare, Simone Campinoti, sindaco. Una domanda, allora, il fatto che sul simbolo di Forza Italia ci sia il nome Simone Campinoti vuol dire che sta in quota Forza Italia oppure... Io sono una lista civica, però insomma non è che prendo le distanze da partiti che mi sostengano. Sono un liberale di centro, cattolico, e quindi forse Forza Italia è quello che mi rappresenta di più, ma questo non vuol dire nulla perché, ripeto, come ho detto in altre occasioni, al di là di una prima fase di diffidenza reciproca, si può dire che non è diffidenza reciproca perché non c'è mai stata, però lo voglio dire, guarda, perché visto che qualcuno mi accusa di essere, io vengo da un'esperienza di centro che è Italia Viva, che non rinnego tra l'altro, anzi ritengo che sia un valore aggiunto, perché come si è visto in altre elezioni come in Basilicata, il centrodestra con quella posizione ha preso dei numeri importanti, quindi comunque a prescindere da questo oggi sono a capo di una coalizione di centrodestra rappresentata dai partiti di governo, sono ben sostenuto, come non commissariato come qualcuno mi ha accusato di essere. Abbiamo stima reciproca, tant'è che già domani, come uscito sui giornali, quindi non penso di fare nessun spoiler, c'è anche Antonio Tajani che viene da me, in settimana ci saranno altri uomini di governo. È un'esperienza nella quale sto imparando tanto, perché a differenza di altri che hanno già esperienze, è la mia prima volta reale, diciamo, in politica. Non, diciamo che non prendo neanche le distanze dal mondo da dove vengo, sono un imprenditore, è quello che io vorrei portare, diciamo, declinato e cambiando un po' l'approccio, perché come ho detto in altre occasioni, questa esperienza mi sta facendo capire, si ripete sempre le stesse cose, e io fino ad ora sono stato il presidente delle mie aziende e oggi mi approccio a un'altra esperienza, di diventare il servitore, è una brutta parola, però l'amministratore delegato, dove il mio presidente è il popolo, è la gente del territorio, quindi ecco, per dare un taglio... servitore, insomma. Servitore, sì sì, servitore, però tante volte no, è una parola desueta, quindi diciamo che un amministratore con un pragmatismo che viene dal mondo dell'impresa, quindi perché mi dovrebbero votare? Cioè io non ripeto, siamo in democrazia, io propongo un modello e chi sceglierà che questo è un modello che piace mi voterà e io farò il sindaco, se non mi voteranno prenderò questa esperienza che è comunque qualcosa che mi sta dando tante informazioni anche su chi abbiamo sul territorio e che io vedevo da un altro punto di vista, e questa esperienza mi guardo lui perché ci parliamo con Masi, cioè, sì sì, cioè è un'esperienza che mi sta illuminando davvero, ecco, per certi aspetti anche avendoci creduto perché forse davvero abbiamo creduto, io da esterno ho creduto in delle cose pur non condividendole però oggi vorrei vedere Empoli diversa, ecco, abbiamo visto un peggioramento veramente molto importante e incrementale, cioè quindi se nei primi anni la sicurezza e tutti gli altri temi erano un po' piano piano un po' la rana bollita, come ho detto altre volte, negli ultimi anni, negli ultimi periodi veramente siamo alla follia, cioè, ma sotto ogni punto di vista, non solo la sicurezza, poi è vero che la sicurezza... Poi ora sugli argomenti ci torniamo, cioè torniamo oggi sull'argomento più specifico, anche più leggero, secondo me, volevo anche un po'
smorzare alcune cose, perché poi ci aspettano 20 giorni, vi aspettano 20 giorni di campagna elettorale abbastanza intensi. Che voti pensa di prendere, di rappresentare, insomma, Campinoti, vista anche un po' l'esperienza poi c'è, insomma, che è di diciamo vita. Che è difficile dirlo, perché incontro tanta gente per strada e devo dire, senza anche persone che mi dicono sono di sinistra storicamente, a questo giro voteranno me. Poi quante sono? Può darsi siano tre, come può darsi siano tante. Comunque io mi riferisco a un elettorato di centrodestra, di centrodestra, quindi moderato, che ha a cuore l'impresa, a cuore il territorio, a cuore il benessere dei cittadini, con una visione, appunto, come ho detto, pragmatica, un po' meno burocrazia, o quantomeno affrontare la burocrazia con dei principi diversi e cercare di cambiare le cose, perché, ripeto, non essere schiavi della burocrazia. Abbiamo la possibilità di parlare col governo centrale, ma era più fluida, più semplice, sfrutteremo questa occasione per il beneficio del territorio. Però 5 anni sono lunghi a Roma, io ve lo dico. Come? State attenti a farci i conti, perché Roma è cattiva. Può essere. Allora, si cambia lato e si va da Poggianti, ma abbiamo anche per Poggianti l'infografica, come si chiamava una volta, Andrea Poggianti, centrodestra per Empoli, Poggianti sindaco, e la mia Empoli, lista civica Poggianti sindaco. Queste sono in ordine? No, non sono in ordine. Allora ho sbagliato tutto, via, va bene. Sulla scheda apparirà prima la lista civica la mia Empoli e poi accanto comunque la lista da centrodestra per Empoli. Pensavo di avere... E in ordine di estrazione, non che conti in termini poi reali, però comunque simbolici, saremo nell'ordine estratti prima io, poi Campinoti, Mantellassi, Maestrelli e poi Masi, tanto per dare ad onore del vero come sarà la distribuzione. Non sarà il risultato, questo è tutto dire, però saranno gli elettori a deciderlo. Com'è il risultato? Il primo chi era? Primo io, secondo Campinotti, terzo Mantellassi, quarto Maestrelli, quinto Masi. Gli ultimi saranno i primi. Gli ultimi saranno i primi, quindi però tutto, perché qui abbiamo fatto, non si abbiamo curato anche una buona Pasqua, quindi il programma ha comunque un'aura di un certo misericordiosa. Prego. A quale elettori mi rivolgo? Io mi rivolgo nuovamente agli elettori empolesi, e mi rivolgo agli empolesi che credono nei valori della coerenza politica, del percorso politico. Ben sapete, cari cittadini, che sono sempre stato il rappresentante, umilmente, il rappresentante del centrodestra cittadino da ben 8 anni in Consiglio Comunale, l'ultimo candidato a sindaco dell'intera coalizione. Sono dall'età di 16 anni in prima linea per difendere le istanze dei cittadini contro gli abusi, il clientelismo del Partito Democratico, e oppormi quindi a tutto ciò che non va di questa cattiva amministrazione. Vota a me non soltanto chi crede nella coerenza, ma anche crede nella competenza, perché la politica è un qualcosa di serio, bisogna studiare, bisogna approcciarsi in modo non approssimativo, ma conoscendo e soprattutto ascoltando i cittadini. E l'esperienza che ho di fatto calcato in questi anni la metto a disposizione dei cittadini. Chi mi vota poi ha sicuramente il coraggio di voler cambiare, perché a differenza delle altre 4 candidature a sindaco, con me avrete veramente la garanzia che il PD e i renziani, di cui appunto l'amico Campinoti fino a poco fa si vantava di non aver rinnegato la sua storia e di averne fatto parte fino allo scorso 13 gennaio, come avrete la sicurezza che il PD e i renziani non rientreranno dalla finestra, come non rientrerà dalla finestra il gassificatore una volta che sarà eletto sindaco. Quindi il mio elettorato sicuramente parte da un elettorato di centrodestra, parte da un elettorato civico, ma io mi rivolgo come sempre a tutti i cittadini che, ecco, credono che insieme a me si possa davvero cambiare Empoli in meglio. Te ne sei un po' approfittato, perché io ho qualche problema di connessione, avevo premesso. Quando il gatto non c'è, dove ballano? Comunque, quello che non è in diretta è in differita domani, stiamo registrando ovviamente tutto così come poi lo vediamo, insomma lo vedete nel monitor. Mi sono un attimo distratto, però ti seguivo, questo è un appello un po' ai voto, secondo me. Io non mi appello mai al voto, perché sennò dovrei chiedere ai cittadini un voto su un programma che ruota intorno a più sicurezza, lotta al degrado, ambiente, centri di aggregazione e viabilità e traffico. Però non entro mi spiega la differenza tra le due liste. Allora, le liste sono due gambe di uno stesso corpo. Una
ovviamente è una lista di natura politica, di area politica, non a caso si chiama Centrodestra per Empoli, poggianti sindaco, ed è una lista che racchiude tutte le donne e gli uomini del centrodestra cittadino che provengono anche da passate candidature al Consiglio Comunale. Stasera sono qui alcuni che erano candidati in Fratelli d'Italia, candidati nella Lega, candidati in Forza Italia, che non si riconoscono in un progetto, in un nome calato dall'alto che per noi non ha alcuna capacità amministrativa per poter governare questa città, che è appunto il mio interlocutore Campinoti. E di fatto poi l'altra è una lista civica che già mi sostenne 5 anni fa, che è la lista civica della mia Empoli, che oggi si ripropone aprendosi anche ad un elettorato che proviene da aree politiche diverse, anche ex grillini, ex piddini, persone di sinistra, ma che credono nel progetto che la mia persona è una punta di diamante, rappresenta e di fatto può essere davvero il cambiamento per la nostra città. Una punta di diamante, ci ha colpito tutti, eravamo tutti lì pronti, punta di diamante. No, dai, tu sei attivo. Dai. Ma non che sia il diamante, nel senso che intorno a me, dietro a me, c'è una squadra composta da ben... Quello credo un po' di ma è un modo di dire, è un modo di dire, non è che serve ad elogiare la mia figura, ma è un modo di dire in italiano, banalmente, per significare che la mia candidatura non è solitaria, non è solitaria, ma... mi è stato chiesto dai cittadini e ho raccolto l'invito di ricandidarmi. Non a caso le due liste che mi sostengono sono entrambe liste piene, 24 e 24, quindi 48 cittadini empolesi provenienti da ogni parte della città, estrazione, lavoro, ceto sociale, orientamento, di cui 31 uomini, solo questo, 31 uomini e 17 donne. Bene, allora ora faccio Vorrei dire che sono anch'io una punta di diamante, perché con tutti quello che faccio nel settore siamo un po' tutti una punta di diamante. Però allora mi è piaciuta la cosa stimolandolo, ecco. Però ha risposto. Ma se voi mi fate la domanda io rispondo sempre, ragazzi, non vi preoccupate, credo tutti noi intorno al tavolo rispondiamo alle domande, vero? Certo, io non mi sento una punta di diamante, mi sento l'ultimo degli ultimi, anche perché si farebbe un foro bello grosso. Sì no, io però diciamo che comunque ha detto che lui è stato illuminato in qualche modo, un qualcosa che riflette ancora, sto parlando e io assorbo di tante cose che te sai, io sto imparando anche da stasera. E allora via, sono uno... Campinoti sostiene che da me impara molto, quindi spero che possa convergere, lo prenderò, no, Campinoti vice sindaco no, ma possiamo fare un discorso quando mi dovrà sostenere al ballottaggio. Vediamo. Certo. Allora, l'argomento di oggi è di fatto la cultura, inteso sia come spazi, ma anche come, come si fa a migliorare un servizio che poi è alla cittadinanza. Quindi mi piaceva anche tenere l'argomento un po' aperto. Perché si parla la prossima settimana di multiutili dei gasificatori? Perché sono le cose di cui io mi sono occupato nella pagina. E mi sono occupato anche di teatro. Poi voi venite qui e vi prestate a questo gioco, insomma, si parla un po' degli argomenti che un po' più so anch'io, ecco, insomma. Mi piaceva farvi vedere una cosa, che mi direte che cosa c'entra? C'entra l'articolo di GoNews dove viene presentato il teatro di Montespertoli. Il teatro di Montespertoli nasce come, prima di tutto, una riqualificazione urbana abbastanza importante. E oltre a questo è stato un concorso di idee. Si fa un concorso di idee, lo vince un architetto, si valuta vari progetti, se ne sceglie uno e poi, insomma, anche qui c'è il PNRR, per carità, si prova anche a realizzarlo. Vediamo se i potenti mezzi di connessione ci fanno vedere, dubito, ma insomma, magari un secondo, anche senza... I diritti a GoNews sono stati chiesti. Abbiamo un pezzo di GoNews qui. Insomma, no, ma non lo dire, c'ho interessi. Per farvi vedere. Le tue partecipazioni su GoNews sono abbastanza. Però quelle non ti danno noia, ti garba andarci, io non mi ha detto nulla. A titolo ma, che chi vuoi, ma che vuoi mettere la censura alla libertà allora, di informazione? Assolutamente no. Stiamo attenti a votare campionati sindaco. Questo per dire. Io resto sull'argomento, voi fate un po'. Allora, questo per dire che questo è un concorso di idee. Vinto da un architetto, quindi vari progetti vagliati. Al teatro di Empoli si parla di un progetto ispirato da
che poi è stato con una un il gruppo... concorso di idee è stato fatto solo per scegliere il nome. Esatto, che poteva essere quello di una pizzeria. Aspetta. Scegliere. Scegliere. Non ti bruciare, perché nella logica di prima parte Maestrelli. Ah sì, non me l'aspettavo. Si parte per primo. Allora, devo fare una premessa, perché ho detto che nella mia lista ci sono molte donne. Io da sempre mi occupo di donne, soprattutto di donne in difficoltà. È stato accennato che sono consigliera di parità della Regione Toscana, nomina che avviene dal Ministro del Lavoro, e quindi mi occupo del lavoro delle donne. Perché penso che questo abbia a che fare con la cultura? Io, vedete, spesso in questi dibattiti che sto facendo mi scontro con una mentalità maschile che non riesce a cogliere gli aspetti e le sottigliezze che ha la mentalità femminile. Le donne non solo sono più brave, ma hanno una lettura della realtà che spesso è diversa da quelli degli uomini, perché vedono la realtà attraverso gli occhi di una persona che si occupa di mille cose. L'uomo lavora, quello è il suo compito, se c'ha una famiglia, giustamente se ne occupa, perché non voglio dire assolutamente. La donna dalla mattina quando si alza, alla sera che va a letto, fa mille cose. Non solo pensa a se stesso, poco, ma pensa molto agli altri. Quindi portare in politica più donne per me vuol dire portare una visione diversa, anche culturale, nei confronti della città. Vedete, molte scelte che questa amministrazione ha fatto, e me ne dispiace perché noi avevamo un sindaco donna, però le ha fatte con gli occhi che non sono gli occhi di una donna. Un esempio. Allora, quante sono le donne che entrano alle 8 la mattina e escono alle 4 dal lavoro? Se me ne trovate 10, io vi ringrazio. Le donne lavorano dalle 6 della mattina fino a volte anche la notte. Allora, pensare al sostegno alle donne attraverso solo la costruzione di asili nido che servono, di scuole materne che servono e di scuole, è una visione sbagliata, fatta dagli uomini, non dalle donne. Le donne sanno che il bambino lo devono mettere e sistemare, e poi qualcuno glielo porta all'asilo e poi qualcuno glielo va a riprendere. Allora, nell'indagine che il Ministero del Lavoro insieme con le consigliere ha fatto, le donne ci dicono che per il 76% dei casi abbandonano il lavoro nell'anno di vita del bambino per avere diritto alla NASPI. Lo abbandonano non perché non hanno gli asili nido, perché non hanno nessuno che si possa occupare del loro bambino. Quindi la visione nuova che io vorrei portare in questa città è una visione delle donne intere, nella loro complessità e anche nella loro grande intelligenza di riuscire a trovare soluzioni non banali a problemi complessi. Allora, una visione un po' diversa, diciamo, esatto. È la prima volta però che riesco a parlare in questi termini, e mi scuso se per cultura probabilmente si intendeva quello che intendono, intendono il teatro, l'argomento era assolutamente questo, perché volevo appunto anche una visione anche diversa della, e poi c'è una valutazione comunque anche dell'aspetto, perché poi secondo me tutto parte da lì e poi si va a declinare. Cioè, se si fa il concorso idee per chiamare il teatro il Ferruccio, si parte un po', ecco, un po' maluccio, secondo me. Tanto ci ritorniamo, facciamo due giri. Magari dopo si fa una, però grazie, estremamente interessante. Masi. Sì. Proviamo a rimanere sul teatro. L'argomento è vario e libero. Partiamo dal teatro. Io credo che l'errore lì principale sia stato la scelta del luogo e la nuova costruzione di uno spazio. Nel senso, lì c'è già uno spazio comunale dove a volte si fa anche cultura. La cultura intesa in modo largo, Ludicomics, che c'è stato ora anche quella, è una forma di cultura che ruberebbe il nuovo teatro sia lo spazio a quel
Palazzo dell'Esposizione si andrebbe, diciamo, a costruire lì dove in questo momento c'è il parcheggio vicino a un fiume, quindi è stata contestata per vari motivi, diciamo, la costruzione della nuova struttura. Per non parlare del prezzo, nel senso, si parla di 9 milioni di euro su un progetto di 10, infatti si vendevano le zolle per cercare di raccogliere quel milione di euro. Poi quante sono state vendute? Si sa, voi se eravate in consiglio comunale. Non lo so, potremmo avere dubito che siamo arrivati al milione necessario. Quello, poi milioni di zolle sono tante. Sappiamo anche che spesso in corso d'opera aumentano i costi del progetto. Quindi, prima di tutto, secondo noi si doveva puntare a un recupero di spazi esistenti in città, e penso ai cinema La Perla, ex teatro Salvini. Ci sono anche già altri spazi, diciamo, cultura in città, perché non è che costruendo uno spazio dove si può fare cultura inevitabilmente viene profusa cultura. Ci sono tante associazioni artistiche, musicali, teatrali, che già fanno cultura in varie occasioni. Io credo che sicuramente provare a incentivare all'interno delle scuole, diciamo, momenti in cui si fa, è fondamentale per creare una generazione che ci tiene, e anche un'amministrazione dare spazi e momenti sempre più fitti, che non è detto che sia quel nuovo teatro enorme, per far sì che la cultura possa essere usufruita. Provo a chiudere, non so quanto tempo ho, però come al solito non ce ne frega niente. Una piccolezza, diciamo così, sulla costruzione. Perché poi dovete recuperare tutto il tempo di Poggiati. Sulla costruzione di un altro momento che potrebbe essere culturale in città, è quella, ad esempio, dei 2 mesi del Natale in Polese. Bene. Che noi non contestiamo nella totalità, ma in alcune, diciamo, forme, nella sua forma, ecco, volendo. Lì è stato è l'associazione Centro Storico che organizza a cura, diciamo, gli aspetti artistici dell'iniziativa. Riuscire come amministrazione a dialogare con chi l'organizza ed inserire dei momenti culturali sostenuti magari dalle associazioni del territorio. Che vorrebbe dire? Vorrebbe dire portare cultura a chi gira in Empoli, vorrebbe dire dare spazio, dare momenti in cui chi lo fa tutto l'anno ha la possibilità di farsi vedere, di farsi conoscere, vorrebbe dire che quei finanziamenti che l'amministrazione dà per la costruzione del Natale rimangono in un tessuto cittadino, e riportare non solo, diciamo, gli autobus da Benevento per il Natale, ma riportare anche gli empolesi a vedere, perché poi è un tessuto che si autoalimenta. Abbiamo i figli, fratelli, madri e padri che fanno cultura in questa associazione, vorrebbe dire che verrebbero in centro, quindi credo che tutti ne gioverebbero, e fondamentalmente la cultura per la nostra città. Che poi era una parte, l'avevamo un po' già parlato, no? Quando si parlò degli spazi concessi dal comune. Vi do una riflessione, non so se avete visto la puntata che ho fatto con Varis Rossi. Lui ne faceva sostanzialmente due punti un po' sul teatro. Dice: assorberà talmente tanti soldi che poi non ci potremo permettere di fare altre cose. E questo è un punto di riflessione, perché poi con questo PNRR si è fatto un po' il gioco delle tre carte. L'altro aspetto, che secondo me è importante, magari lancio un po' la palla a Campinoti, è che si sta concedendo, questo diceva Rossi, molti spazi, molti patrocini, e così da dire si dà un po' a tutti senza dare un indirizzo, mentre sosteneva Rossi che il patrocinio serve per dare un indirizzo, poi magari ti risostengo in un altro modo. Questa è una riflessione, insomma, per dire le puntate precedenti della nostra cosa. Prego. Ma su cultura, appunto, io sono convinto che si fa cultura anche senza le scatole, quindi vuol dire che si potrebbe portare la cultura sul territorio senza obbligare a spendere il territorio dei milioni. Prego, no, te continua. Tanti soldi, come è stato, anch'io non sono d'accordo, l'ho detto dal primo momento, su quest'opera,
tra l'altro avendo già un teatro a Empoli, anzi due, che uno ha già del comune e va in rovina, è un cinema, forse, ripeto, per quello che ho detto altre volte, io partirei da far funzionare bene quello che c'è, recuperarlo e non avere delle cattedrali, tra l'altro in una posizione che secondo me un po' strana, cioè, su un punto di viabilità tra l'altro già critico. Tra l'altro mi riallaccio a quello di Montespertoli, a sottolineare anche questo, cosa che ho già detto, il fallimento dell'Unione, perché va bene che PNRR dà soldi ma non li regala, ecco, li cioè li dà a chi li richiede, ognuno ha fatto il suo con il campanile, ha fatto il suo teatrino, forse se c'era davvero un'unione era meglio mettersi d'accordo e determinare le mission di ciascuna città e fare un teatro importante e in un altro posto un qualche cos'altro. Questa è la visione delle aggregazioni che viene dal mondo dell'impresa e non tutti il suo teatrino. Ce n'è già una a Castelfiorentino, un'altra è servono le connessioni, però, per fare servono le connessioni, servono tante cose, serve anche una visione che non sia quella di campanile, finalizzata anche ai consenso, tutto quello che fa parte dell'amministrazione uscente l'ha dimostrato chiaramente. Quindi c'è, tutto qui, punto. C'è il Palazzo dell'Esposizione, come diceva giustamente Leonardo, che è una struttura, non si è capito in tutti questi anni se era utile, si parla di buttarla giù, di fare parcheggi sotterranei, tanti soldi. Poi tra l'altro sempre sui soldi, no? Non per riportare i piedi per terra, perché in un momento elettorale tutti fanno grandi promesse, grandi investimenti, cioè il comune non è che ha un bilancio infinito, non ci sono tantissimi soldi da spendere. Tra l'altro il PNRR prevede che certe opere siano finite e collaudate entro una certa data, se non ci si fa voglio vedere che succederà. E sottolineo che non è l'unico investimento milionario che il comune ha bello pianificato sul territorio, ce ne sono molti altri, quindi se si dovesse tenere, tra l'altro il teatro, per quanto mi risulta, perché ripeto, lo sottolineo, io non vengo dal comune, quindi ancora non ho preso in mano i documenti, che se chiedi sembra che sia anche difficile da avere, uno ne ha chiesti, però devo ammetterlo, però cioè è già tutto pianificato, addirittura in estrema ratio è apparso anche un'immagine di un teatro, è ben diversa da quella al famoso concorso del nome, che lei dice è stato scelto, io c'ero a quella riunione, non è stato scelto, perché alla fine tutti parlavano di nome, alla fine ti misero in mano il fogliettino e dice devi dire questo, ora un po' ambigua la cosa, ecco, io c'ero e a me è capito, non so se è successo a tutti, ma a me è successo questo, tant'è che io ho parlato un'altra cosa, piaceva così tanto questo il Ferruccio. Sì, un pochino, forse era meglio se si domandava alla gente qualcos'altro di più concreto, ma insomma, a parte questo è l'atteggiamento della democrazia, il concetto di democrazia c'è qui su questo territorio, anche per altri aspetti che non sto qui a dire, quindi cioè, io penso che la cultura sia un pilone importante del territorio del futuro e sarà espressa anche recuperando per esempio la Perla, anche stravolgendo un po' il concetto che c'è, perché oggi il comune spenderà dei soldi per ristrutturare, per sostenere il tetto e gli sta franando un capo, almeno quello ho letto sui giornali, non è che se qualcuno ha una smentita me la faccia pure. Io penso che serva anche riportare le forme di arte e di cultura anche nel centro, dove appunto ho detto nel programma, non so se lo posso dire o siamo già, come no? Ecco, cioè, le residenze d'artista che io ho visto in alcune città, per esempio della Provenza, tipo Saint Paul de Vence, hanno ristrutturato un'area molto devastata, un paese abbandonato, e con questo sistema c'erano molti fondi sfitti, sono riusciti a riportare dei turisti, riportare soldi, riportare tante cose, anche perché Empoli ha una posizione geografica strategica, quindi riportare cultura non solo per gli empolesi ma anche per quelli che potranno venire, anche nell'ottica degli Uffizi diffusi, cioè Empoli è nel centro fra Firenze e Pisa, tra due aeroporti che fanno 12 milioni di passaggi all'anno, e quanti ne vengano a Empoli? Mi risulta che le visite nei musei aggregati, quindi quelli del nostro territorio, siano non arrivino a 9.000, di cui una buona parte sono le scuole gratis, quindi non mi sembra ci sia molto da vantarsi, ecco, penso che si possa fare molto meglio, ecco, e anche cercando di sfruttare meglio i soldi,
il problema sarà proprio questo, cioè chiunque farà il sindaco si troverà tutta una serie di cose già pianificate che farà anche fatica a metterci le mani, perché ripeto, le aziende che hanno fatto già dei contratti, cioè non è che accetteranno di buon grado di rivedere questi contratti, quindi questo comunque, è un po', diciamo, quello poi si vede dopo, ecco, sì, certo, insomma. Non ho paura, non ho paura, chiamerò l'avvocato, visto che abbiamo Perry Mason, bravissimo, punta di diamante, penso sia anche bravo davvero, quindi come avvocato ci aiuterà a smontare i contratti per vedere di riportare un po' un approccio anche meno grandioso, perché io sogno una città tranquilla, una società positiva, vivibile, ma senza sfarzo, quindi una roba a misura d'uomo, ecco, questo è l'Empoli di futuro che io vorrei per i cittadini, dove si viene a vivere tranquillamente, dove non siamo obbligati ad andare a un teatro perché si è speso soldi e bisogna riempirlo per forza con qualche situazione, cioè la gente dovrà andare a teatro perché gli piace andare a teatro, dovrà frequentare parchi perché nei parchi ci saranno piccoli concerti di musica, potrà andare... Il secondo giro era sulla parte un pochino più concreta, diciamo. No, vabbè. Mi era piaciuto un po' la... Però ecco, voglio dire una cosa perché... Posso? Vai. No, mentre mi piace quello che ha detto Maria Grazia, io lo condivido sulle donne, in parte, non tutto, perché poi penso che ci sia anche... nel futuro bisognerà cominciare a parlare di persone, quindi compreso le donne, però ha ragione che fino a oggi, tuttora, in certi contesti, non in tutti, chi fra una donna e un uomo lavorano e devono sacrificarsi perché non ci sono i nonni, perché non ci sono le strutture, alla fine ve lo piglia in tasca è sempre la donna, ma, o quasi sempre. Cioè, quindi... Maria Grazia Mestre ha portato una visione che comunque poi condiziona anche scelte di carattere culturale. Certo. E questo tant'è che, ripeto, io ero presidente Confindustria quando, per esempio, alla SESA pensarono, e io lo sostenni, di fare l'asilo. Ci sono, non è così rose e fiori. No, lo so, lo so. Infatti, ci sono delle visioni. L'ho già detto, Cioè, diciamo che poi facemmo un altro progetto che purtroppo non è stato realizzato perché ci accorgemmo che non siamo Milano, cioè l'azienda fortunatamente non ha un turnover così esagerato, quindi i bambini crescono e poi l'asilo lì diventa, diciamo, potrebbe non essere così, mi risulta è ancora utile. Attualmente ci sono 46 bambini, figli tutti di dipendenti della SESA. E allora, 46 bambini che possono entrare alle 8 di mattina e uscire alle 7 la sera. Ovviamente il bambino non ci può stare più di 10 ore perché questo prevede la legge regionale. Vi consiglio di andarla a visitare, però, perché è un esempio, un modello di un intervento fatto da un'azienda per i suoi dipendenti. Se non si è dipendenti non si può portare i bambini alla scuola. Non è particolarmente d'accordo, ma ragazzi, comunque ora... Ho lottato anche contro l'amministrazione. Ho incontrato alcune aziende, tanto per parlare un attimo, un incidentale, se me la consente. Io però non avevo finito, Sani, però va bene. Però sugli asili aziendali, finito un po', te l'è andato un po' lungo con l'orario. No, sugli asili aziendali, io ho incontrato degli imprenditori capaci che hanno voglia di investire in zona Terrafino per realizzare un asilo aziendale, di fatto veti incrociati anche con alcune cooperative frapposte dal comune, non gli hanno neanche consentito di realizzare, capito? Cioè io ci ho già provato realizzare l'asilo proviamo a farne uno che era di tutti, che fosse di tutti, non di un'azienda, al Terrafino, zona Save, e lì il progetto purtroppo è fallito, è vero quello che dice Andrea, stranamente, no, a parte scherzi, scherzi a parte, così, lo volevi, ha detto una cosa, nella squadra come avvocato, no. Sta un pochino mi fa troppo corteggiamento, inizia a sospettare che stai attento, no, siano avvicinamenti a parte, sto sdrammatizzando perché poi alla fine non è mica una guerra. Buonasera. Allora, noi siamo lunghissimi oggi, vabbè, sì, infatti dicevo io siamo lunghissimi, non si mangia, si è fatto un giro e si è praticamente, però ecco, perdonami di dire, proviamo a farlo. E davvero con grande dispiacere, fu alla fine del mio mandato, non ci fu verso, perché vennero fuori i problemi di costi con le operative, i prezzi, e è stato secondo me un errore, perché sarebbe stato, come diceva lei, per esempio in Germania i Kinderhaus sono nei punti strategici anche nella metropolitana, perché è giusto che chi va a lavorare porti il bambino facilmente e lo ripiglia la sera. Bene, allora Sergio, finalmente ce l'ho fatta, visto tutti i problemi di oggi, ce l'ho fatta, facci venire Sergio a prendere l'ordine.
Ma è venuto a prendere l'ordine? Sì. No, è venuto per no, infatti, però ora si prende l'ordine, tanto si va 5 minuti più lunghi, non ce ne fai nulla, tanto qui ormai si mette registrata questa puntata. Sì. Vieni, vieni. Era ripartito. Sì, no. No. Allora, sempre un grazie ai vinegar. Ho riprovato. No, non ci ho riprovato, stiamo andando, lo registriamo, ora spengiamo, lo mettiamo tra un'ora e si è indifferita. È così. Eventualmente riprova, poi la prossima volta si riorganizza. E si riorganizza, bisogna che venga a riprovare. Bene, un americano. Due americani. E un tè. Succo di frutta. Io un succo di pesca. Vedi, sta facendo strategia. Una tisana. Va bene, le luce. Io ve l'ho detto. Un americano, grazie. Quindi tre americani, un succo di frutta e un tè. Perfetto. E un succo di pesca. Un succo alla pesca. Allora, siccome mi piaceva fare anche un giro un po' più sul concreto, e questo però ora manca, poggianti, come dire, sui macrosistemi, oppure io ho lanciato la palla del teatro, ecco. Sì, sì, no, prendo spunto dal teatro, offrendo anche qualche numero, perché comunque, anche se non tutti siamo in consiglio comunale, basta da cittadini fare l'accesso agli atti e poi sommessamente da Perry Mason l'imprenditore di 60 anni dico: ma io non lui, gli voglio bene, lui ce l'ha con me. No, ma io ce l'ho, gli voglio bene, gli voglio pubblicità. C'hai un consigliere leghista uscente, poteva lui fare l'accesso agli atti come noi consiglieri comunali abbiamo fatto, e abbiamo tutti i numeri, tutti i numeri davanti per fare delle proposte, per fare delle proposte. Quindi non c'è qual è il problema? Si chiama piccola replica, ma data il Perry Mason, gli ho risposto sul fatto che non sapesse le cose. Oh, gli ho detto bastava, ho detto se bravo, che devo dire? Più vabbè, dire sì. Ovvio, allora Campinotti voterà Poggianti. A parte questo, sono contento di questa cosa. Farebbe bene. Finalmente il centrodestra farebbe bene. A ricompattarsi. Vabbè, ma arriviamo, si potrebbe anche darglielo, tanto voglio dire, arriviamo, farà la differenza. Hai pienamente ragione, non prego, farà la differenza. È vero, sì. Prego, arriviamo al tema teatro. Il tema teatro, giustamente Leonardo ha ricordato alcuni numeri, un finanziamento del PNRR di 9 milioni su un progetto globale di 10 milioni. Interfacciandomi anche con gli uffici tecnici del comune, ho chiesto se tale progetto fosse vincolante anche per il futuro sindaco della nostra città. Mi è stato risposto che potremmo essere sempre nei tempi per poter fare un'eventuale variante al progetto, purché si mantenga, oltre all'approvazione del progetto da parte del PNRR, si mantenga il finanziamento e la garanzia che sia realizzata l'opera entro l'aprile 2026. Ebbene, noi abbiamo inserito le liste Mi Sostengono, Centrodestra per Empoli, la lista civica La Mia Empoli, inserita la possibilità, ammesso che i tempi ce lo consentano, di fare una variante al progetto. Quindi sostituire una cattedrale nel deserto, come di fatto lo sarebbe il Teatro Il Ferruccio, con un pala congressi necessario all'altezza, all'avanguardia delle esigenze imprenditoriali e commerciali della nostra città. Perché dovete sapere un'altra cosa, cioè in controtendenza rispetto ad alcuni anche indici economici di Firenze, come per esempio la Pergola o la Fenice o altri teatri, che in questo momento storico vedono di fatto mettere in cassa integrazione i loro lavoratori, noi non è tanto il problema, cari cittadini, di andare a realizzare un'opera faraonica, è il problema poi di mantenerla. I costi di manutenzione straordinaria ma anche ordinaria andrebbero a pesare sulle casse del comune di Empoli, quindi su tutti voi. Il problema quindi è come gestire una struttura, affidarla all'ennesima cooperativa in rosso, facciamo come il cinema La Perla che negli anni è stata sempre affidata ad una cooperativa e poi ha chiuso da anni? No, non è questa la soluzione. Ci vuole responsabilità, perché dovete sapere che per la legge antincendio saranno realizzate almeno in platea 499 posti a sedere. Qualcuno mi spieghi come con una stagione teatrale che non riusciva a fare il pieno al cinema La Perla riusciamo a riempire soltanto la platea di circa 500 posti. Quindi il problema che a noi sovviene non è tanto la realizzazione di per sé, ma la funzionalità e il mantenimento nel tempo. Per questo continuo a sostenere la bontà del progetto che da tempo noi abbiamo inserito nel programma, addirittura dall'altra mia candidatura a sindaco di 5 anni fa, cioè di convertire l'attuale Cinema La Perla, su cui offro un ulteriore spunto, in realtà c'è già stato fatto un finanziamento per il suo rifacimento. Sì, 170.000 euro. Sì, 180.000 per il tetto, ma l'ho detto, no? Niente, sì, sì, ho detto. È un finanziamento. Per mettere in sicurezza. In realtà, a seguito di un'interrogazione che io presentai, mi fu risposto dall'assessore Terreni Giulia,
che di fatto sarebbero serviti circa 400.000 euro per la manutenzione. Bene, portare gli uffici... Manutenzione straordinaria. Portare via gli uffici che attualmente sono in Piazza del Popolo per spostarli all'interno dell'ex ospedale vecchio e rendere davvero a nuova vita, agli antichi fasti, quello che era il Teatro Salvini, per fare lì all'interno del nostro tessuto urbano una nuova stagione teatrale e che sia anche all'altezza dei numeri che Empoli ha. Però partendo dal tema teatro, io penso si debba anche parlare ad ampio raggio della cultura. E nel nostro programma elettorale abbiamo la cultura diffusa, negli spazi diffusi all'interno della nostra città, anche come strumento per risolvere alcuni problemi sociali importanti della città. Perché, ripeto, ancora una volta, come la nostra città abbia il più elevato numero di abbandono scolastico e abbia il primato a livello regionale per essere la città con più crimini commessi da minori tra i 10 e i 15 anni. Il teatro, la cultura, la musica possono essere lo strumento attraverso il quale creare appunto dei luoghi sani e sicuri nei centri di aggregazione in ogni quartiere, cosa che noi vorremmo fare, per sottrarre alla solitudine o anche a dei giri viziosi e non virtuosi i nostri giovani e anche dare un eventuale sollievo e sostegno ai nostri anziani. E gli spazi diffusi per la città si collegano anche ad un'altra esigenza. Cioè, sta dicendo che Empoli ha più abbandoni scolastici rispetto a Scandicci, per esempio. È tra le prime 10 città con più alto abbandono scolastico della Toscana e la prima per reati commessi tra i 10 e i 15 anni. Eclatante è l'episodio della Baby Gang che tra un po' purtroppo manda al creatore quelle due povere signore nel sottopasso ferroviario lo scorso 6 gennaio, a cui va la mia solidarietà. La signora, sono andato direttamente ad incontrarla. Va la solidarietà anche mia, anche se non l'ho incontrata. Questo che dice lui, insomma, si collega anche il fatto che molti studenti non rimangono a studiare a Empoli ma vanno a Firenze, perché io l'ho già detta questa cosa del polo scolastico, che non va bene così come è fatto, perché è un'aggregazione di tante persone, troppi ragazzi tutti insieme, che provoca poi la concentrazione della criminalità organizzata per lo spaccio e per queste cose. Se voi andate a vedere, io so i dati esatti di Montelupo, non sono riuscita a farlo per Empoli, a Montelupo partivano per le scuole superiori fino a 4 anni fa 6 ragazzi, ora sono più di 60 quelli che invece di venire a Empoli vanno a scuola a Firenze. Qualcosa ci deve essere lì dentro, quindi condivido con lui questa valutazione rispetto a questo problema. Per concludere il ragionamento, il concetto è che le famiglie scelgono di non venire a scuola a Empoli alle superiori. Esatto. Sì, ma anche molto spesso l'abbandono scolastico è inconsapevole da parte dei genitori, perché purtroppo non c'è quel controllo che un tempo c'era da parte della famiglia. E si deve anche legare a un altro elemento sociologico, cioè il fatto che siano venuti meno quei punti sani di aggregazione che un tempo la nostra città era costellata, dalle parrocchie, dagli oratori fino ai circoli. Oggi sono anche i circoli arci, tutti i tipi di MCL. Circoli inteso Casa del Popolo. Del Popolo. A prescindere dall'idea, io personalmente sempre stato uomo di destra, io ponzanese, però tuttavia sono cresciuto tra la parrocchia e il vicino circolo arci di Ponzano, ma probabilmente hanno visto più me rispetto al consigliere delegato di Ponzano da parte del PD, ma a parte la battuta, questa è bellina, ma è la verità, purtroppo è anche la verità. Però purtroppo è abbastanza purtroppo, anch'io, un saluto a Franco, certamente. Ma oltre a questo, di fronte a questa perdita di presidi sul territorio, bisogna che il comune ritorni a fare da guida, insieme anche all'ASL e alla Società della Salute, di un controllo del disagio giovanile e soprattutto alla solitudine degli anziani. Questo lo possiamo fare anche tramite la musica, il teatro, che sono elementi determinanti. Ve lo dico da persona che amatorialmente ha studiato e suona pianoforte. L'ho visto il piano. Ho studiato pianoforte 8 anni, quindi quanto sia importante la musica e quanto sia importante, purtroppo è stato fatto solo in questo anno, promuovere Busoni, nato a Empoli, morto a Berlino, ce lo osannano, c'è un'opera incredibile in Germania, abbiamo appunto l'Istituto Busoni, abbiamo una stagione teatrale che è circoscritta a questo anno che ricorre il 150esimo. Fine. Dobbiamo in realtà impegnarci per rendere
questi spazi, strumento, come dicevo, di svolta, e poter attingere anche a quello che è il cosiddetto portafoglio del sindaco. Perché dovete sapere che il sindaco ha anche la possibilità di poter finanziare direttamente, a un portafoglio di circa 60.000 euro più o meno, direttamente progetti che possano anche promuovere le alcune associazioni che in questo momento si trovano in difficoltà, che possano avere queste finalità. Dove li spende il sindaco Poggianti? Le spende quei 60.000 euro, eventuali, bisogna vedere, nella promozione delle associazioni culturali del territorio all'interno di spazi di aggregazione. Faccio semplicemente una chiosa, perché poi tutti hanno parlato anche dei musei. Facciamo questa, poi si fa questo giro. Questa cosa mi è piaciuta. Dei musei. Noi abbiamo un futuro, nel nostro programma, futuro museo di storia contemporanea, con tanto di sezione dell'Empoli Calcio, del Museo della Moda, di storia contemporanea, all'interno del Palazzo Ghibellino. Finalmente dobbiamo recuperare il cuore della storia empolese e lì portare anche proprio tutta la storia empolese dall'inizio degli albori dei tempi, che c'è sotto il Museo Paleontologico, all'attualità. E dovremo anche, visto che c'è una forte richiesta da parte della Galleria d'Arte di Storia Contemporanea lì sotto, di Arte Contemporanea perdotami lì sotto, realizzare uno spazio idoneo, questo l'ho assunto, mi impegno con la Galleria Contemporanea, di poter dare espressione, anche spazi adatti ai giovani artisti per poter fare appunto le loro esibizioni. Bene. Esposizioni, perdono. Va bene, sarà comunque il concetto. Anche sarà esibizioni. Vivo. Anche esibizioni teatrali, certo. Sì. Allora, diciamo, si è preso tutti i bonus possibili e immaginabili. Siamo abbastanza in chiusura. Si fa un giro così. Su questa cosa mi è piaciuta, perché queste viste, c'è 60.000, che saranno l'anno, voglio sperare. 60.000 euro l'anno, del portafoglio del sindaco. Non ci si fa niente, questa cosa del portafoglio del sindaco, perché può essere un qualcosa di estremamente puntuale. Non, io sono partito del teatro, però ovviamente un teatro 60.000 euro mi sa che non ci si fa. Neanche però una zolla, però. Si può fare, cioè. Del resto, col portafoglio del sindaco, il sindaco ha lasciato e ha fatto la festa per il suo lasciare il sindaco. Qualcuno lo ha utilizzato in questo modo. 36.000 euro si euro li ha utilizzati per fare la festa di fine mandato. Sono portafoglio del sindaco, ma sono soldi, sì, diciamo, della città. Sì, no, ora allora rispondevo alla siano, battuta se deve, che dicevo, sì, sempre rendere conto. Infatti mi sono un attimo distratto, perché oggi è la giornata non funziona. Però è estremamente interessante, effettivamente, diciamo. Non è che mi avrebbero fatto impazzire per 36.000 euro spesi così, però il concetto volevo dire è questo. Allora, un qualcosa, il succo, perfetto. Un appunto, si chiama proprio portafoglio, perché vuol dire che è una spesa comunque extra o gestibile così. E nella disponibilità del sindaco, esatto. Sempre quindi, soldi pubblici sono. E quindi questa cosa qui, certo, che sia sempre soldi pubblici, mi sembra, lo do per scontato, ecco, insomma. Però mi piaceva sapere, visto che a Maria Grazia Mestelli piacciono le piccole cose, si fa un giro così, sono, diciamo, il portafoglio del sindaco sugli aspetti culturali, piccoli investimenti, dove si può andare a colmare senza grandi progetti quello che può mancare ad Empoli nell'aspetto culturale. Se dai la parola a me, lo dai lui, va bene, meglio. No, meglio. Io allora sinceramente non avevo fatto mente a come poter spendere questa disponibilità, e non è detto che debba andare in cultura. Ci fai la presentazione fine mandato? No, assolutamente. Vorrebbe no. Dire però che quello, insomma, sicuramente, che qualcosa è cambiato, che è andata bene, vai. Sì, però non li spenderei così, ecco, non so neanche se li spenderei in cultura, devo dire la verità. Cioè, io credo invece per la cultura ci voglia una programmazione che fa parte integrante del bilancio a pieno titolo, che ha anche un costo importante, perché quando dicevi di Varis Rossi e sui costi di gestione del teatro, anche la manutenzione o le bollette, anche se dicano essere una struttura a costo zero perché classe energetica, grazie, super. Detto questo, la cultura, cioè gli spazi culturali, soprattutto grandi in quel modo, se non sono ben finanziati non campano, anche perché se si vogliono rendere accessibili a chi della cultura ne vuole godere, cioè, o si fa 100 euro a biglietto e allora tagli fuori
a torto forse chi ne ha più bisogno di quella cultura, vuol dire che vengono finanziati. Cioè, dici, non è solo fare la cosa, è non anche è poi cambiare fare in modo che venga usata con una cultura popolare, diciamo. Esatto, e per farlo vivere, e per farlo vivere davvero ha bisogno di forti investimenti. E se lo facciamo solo sul teatro, si taglia fuori tutte le altre, gli altri costruttori di cultura che ci sono. Un'altra è, ad esempio, la biblioteca, è un punto fondamentale dove si fa cultura ad Empoli. Prima avevamo solo, diciamo, un palazzo della biblioteca e era aperto a determinati orari. Fortunatamente abbiamo aperto un'altra parte, Palazzo Leggenda, lo spazio per i giovani, però non abbiamo adeguato il personale, quindi abbiamo dovuto chiudere il lunedì mattina lo spazio della biblioteca centrale, perché non abbiamo il personale per gestire in orari consoni tutte le strutture. Prima ancora facevamo le aperture serali della biblioteca, questo non c'è più. Abbiamo tanti gruppi di lettura dentro, ecco, c'è veramente tanti pezzi di cultura ad Empoli. Una parte sono anche già finanziati, però ecco, anche su come vengono finanziate, chi fa cultura, ci vorrebbe anche lì una maggior distribuzione e trasparenza dei fondi che vengono destinati a questo. I 60.000 euro, se diciamo così, nell'emergenza, nel senso, se sono nella disponibilità del sindaco, io ho visto una condizione anche di impoverimento maggiore della società e di un grande lavoro che fanno le associazioni che provano, insomma, a gestire in questo modo, forse li spenderei più volentieri lì. Chiudo con una battuta. Vai. Mi fa piacere sentire Poggianti fare quella lettura dell'importanza della cultura sull'affrontare la dispersione scolastica, la povertà, il disagio giovanile. Probabilmente sempre 5 fatto, anni in consiglio comunale insieme, ecco, e i discorsi che io buttavo in quell'aula su come non affrontare, diciamo, la sicurezza semplicemente in termini securitario, a qualche cosa sono serviti. È servito, ma senti un po'. Poggianti assorbe, l'altra volta era un po' renziano, oggi è un no, po' no, ora dimmi tutto, ma non dimmi che sono renziano, che mi parte la vena. Poggianti assorbe. Nel segreto della cabina elettorale. Le elettorali sono meglio che viaggi a Međugorje, no? Certe volte uno ha delle visioni. No, fermi tutti. A Empoli abbiamo 3 candidati a sindaco su 5 sono renziani. Pertanto Dio ha battuta, visto che siamo sempre. Nel segreto della cabina elettorale e l'altra mantellasse. Dio vi vede, i renziani no. Quindi state attenti a votare bene. Chi ci vede te? Dio vi vede, i renziani no. Va bene. Ora, a grande stima di sé, ma non fino a definirsi. Grazie. Ma c'è un meme che gli hanno fatto, che io vi benedico, è bellissimo. Vabbè, molto bellino. Quello è molto sono bellino. Attivi, no, attivi. Quello è molto bellino. Sicuramente apprezzo. Posso? Allora, Maestrelli. Anch'io non voglio parlare dei 60 euro del sindaco. No, 60.000. Sì, quelli sono gli 80 euro di Renzi, ma un'altra cosa. No, quelli sono quelli sono rimasti dopo averli spesi tutti per la promozione. Esatto. Devo dire che stasera molte delle cose che abbiamo detto ci accomunano, anch'io sono, non sto a ripetermi, no, a questo teatro che è una spesa secondo me eccessiva, anch'io sono preoccupata perché chiunque vada a rappresentare, a diventare sindaco si trova con delle spese già programmate. Sono d'accordo anche su quello che diceva rispetto a queste festivalate che sono il Natale a Empoli, che comincia a novembre, e queste manifestazioni che sono non nient'altro che aspetti economici di queste piazza Matteotti, nel quale un giorno si mangia italiano, un giorno si mangia straniero, la birreria piuttosto che, cioè, voglio dire, sono forme di cultura che io non condivido, non mi interessano, mentre invece mi interessa molto il tessuto che è presente a Empoli di tante associazioni, sia del volontariato, che di chi si ritrova per fare musica, chi si ritrova per giocare a burraco, chi si ritrova per iniziative le più varie. Abbiamo dei valori sul volontariato molto importanti, abbiamo le mense che danno da mangiare alle persone che non possono permetterselo, abbiamo
la misericordia che aiuta, da vestiti, e lo stesso le pubbliche assistenze, tutto questo volontariato che è grandissimo e rendono grande Empoli, dovrebbe essere valorizzato in modo diverso. E anche per Natale. Dice, non è messo a sistema. No, non è messo a sistema, è solo consumismo quello che ci danno. Un consumismo che non serve a nessuno, perché la gente, non serve neanche ai commercianti, perché la gente che viene a vedere le montagne costruite per Natale, viene per vedere quelle, non viene per comprare. Un po' Disney. Perché anche, oltretutto c'è tanta gente nel giro d'Empoli, per cui non si riesce neanche a vedere quello che di bello c'è nelle nostre vetrine. Io credo che queste cose siano solo forme commerciali di interesse che vengono girate. Anche questa idea del centro, anche la mancanza assoluta di decoro della città, e parlo del centro. Io oggi sono passata da Via delle Murina, dove abito, e per arrivare qui io ho trovato solo bussoli dell'immondizia e non un cestino. In Via delle Murina ci sono due cassonetti interi che passano da un anno all'altro fuori. Oltretutto questo signore si è permesso, e questa è cultura, mancanza di cultura, di coprire le luci da terra che il comune aveva messo per illuminare le mura di Empoli, che sono parte della nostra cultura. Lui le ha coperte con la moquette, per cui la luce non sponda più dal fondo, perché lui l'ha coperta. Questo però poi sarà stato un solo pubblico, se deve fare un progetto. Non sarà mia un'installazione artistica. No, i bussoli forse sono il problema resta, il problema è maggiore. Io l'ho detto quando ci siamo visti a sabato, poi non sono riuscita a portarla avanti questa cosa. Passate davanti al bar centrale, io ho una foto di Piazza della Vittoria dove ci sono due signori a tavolino e a fianco c'hanno i cassonetti dell'immondizia. Ora, come si fa ad andare a prendere un aperitivo americano in mezzo all'immondizia? Io di queste cose mi scaldo. Infatti bisogna perché fare le isole ecologiche. La città, sì, sono d'accordo, per il centro storico bisogna fare quello lì. Io mi scaldo perché nel centro ci vivo, lo amo, cioè non è una cosa, le nostre mura, le vecchie mura di Empoli sono una cosa importante. Quando vengono, se vengono, la gente guarda il naso e dice: ma queste sono le vecchie mura, e noi abbiamo i bussoli dell'immondizia. Ecco, questo credo che vada, come dire, sono piccole cose, ma questo fa parte di una cultura che è mia, ma che non è di questa amministrazione. Bene, accurata sempre alta, ma io condivido. C'ha un po' questi bussoli, bisogna, quando sono sindaco te le levo su, vengo io. Oh. No, però no, a parte tutto ha ragione. È una vergogna. Perché anche un turista che viene, fa un giro e non è solo lì. Ti dà l'arroganza di chi si permette di fare queste ma cose. Guarda, per togliere i bussoli basta chiamare Aria. Non sono i bussoli. Sono i bussoli, sono i cassonetti. Sì, ha ragione. Cioè, io ci sono andato a vederli. Allora, perché mi aveva curiosito. Dico solo questo: voi conoscete tutti quella enoteca che c'è in Via De Neri, come si chiama? Maciste. Sì. Maciste davanti. Tanto che non fa pubblicità occulta. Io faccio pubblicità perché magari Maciste lo rispetto moltissimo, certo. Perché c'è sempre pieno di gente. Quando la gente sparisce, lui ritira tutto il suo sudicio, e questo se lo è il senso porta civico, dentro, è il senso civico. E poi lo rimette fuori quando che è il momento. Che non tutti hanno ragione. Esatto. Grazie. Io lo rispetto perché giustamente lui ha diritto a far stare i suoi clienti fuori, a fare festa, baldoria, tutto quello che poi ravviva anche una strada un po' morta. Esatto. Dire. No, ma io sono d'accordissimo. Poi lui pulisce tutto e ci passi a mezzanotte quando non c'è più nulla. Te passa alla birreria lì in cima a via, si permette di mettere anche i tavolini e le seggiole. Se poi qualcuno mi denuncia, lo ringrazio. Accidenti. Abbiamo l'avvocato, ci sa tutto. I tavolini e le seggiole in Via delle Murina, perché poi quando arrivano i clienti, via via le apri. Allora, questo che cos'è? Proprietà pubblica o proprietà privata?
queste cose vanno denunciate, perché la gente non va a votare e si è stufata di avere una rappresentazione della città che non è quella. Bisogna trovare in modo di fare lavorare i commercianti. Scusate se io mi arrabbio, ma, no, ma è siccome a Empoli gli voglio bene, bisogna trovare trovare in modo di far lavorare le persone. Un bilanciamento. Avere anche il coinvolgimento delle persone, perché come ha detto lei, quelli virtuosi vanno aiutati, quelli meno virtuosi vanno educati. Io non, diciamo, vi dico quanto si è fatto oggi, ma tanto ormai troppo poco. Tanto, no, se sarà, non so, sarà pure un quarto di trasmissione. Poi te da bere lo bevi, anche il 9 giugno bevi te con questo caldo. Io sempre. Io bevo un po' caldo, è diventato British proprio. No, io il tè caldo anche d'estate. Comunque, allora salutiamo Maciste, candidato tra l'altro a Vinci. Maciste è candidato a Vinci. Allora, diciamo anche che, visto che lo accusa abbastanza spesso indirettamente, anche Giovanni Avano, lo chef di 20 posti e secondo chef della comunità filippina, lui Ravena Velan, primo e secondo chef di 20 posti, sono entrambi candidati nella mia lista civica, la mia Empoli, ne vado molto fiero. Allora, anche perché è l'unico ristorante, possiamo dirlo, che è mai andato sulla guida Michelin. Va benissimo, fagli togliere i bussoli. Matteo Ferrante della Birroteca è candidato invece in sostegno. Allora, se vince e anche io ne sono molto orgoglioso. Se vince Pugliati, quindi allora di mangiare c'ho Rolando Bettarini della fattoria di Piazzano, che fa anche le merende, anche quindi vino buono. Ma lui dove lo mette? Tutto ciò. Noi nella lista abbiamo delle signore molto che cucinano benissimo. Boni, se no vi chiedo se è candidato anche Scioffi. Prego Campinoli. Allora, però se lo meritava. Il coso era il portafoglio del sindaco. Il portafoglio del sindaco. Si chiude, perché allora diciamo che, vedendo la tendenza che abbiamo verso il futuro, penso che se il sindaco ha anche delle disponibilità, non necessariamente le deve spendere, ma potrebbe anche, come dire, risparmiarle per i momenti, per le cose forse più di emergenza. Tra l'altro, con quei soldi non è che ci si fa un granché. Devo dire che l'amministrazione ha dimostrato che quando voleva investire su qualcosa l'ha fatto. Quindi, ecco, io come sindaco avrò delle attenzioni trasversali, però ecco, non ci dimentichiamo anche delle esigenze delle persone, perché c'è un impoverimento generale che non finirà domani, anzi io temo che andiamo incontro a una stagione molto molto più dura di quella che abbiamo già vissuto, quindi avremo meno risorse, come ho detto altre volte, perché l'impoverimento della popolazione, anche l'invecchiamento della popolazione con un numero di figli ridotto, fa sì che avremo molti più costi e meno introiti. Sui giovani è veramente una cosa terribile. San Montana ha fatto uno studio anche oltre della parte, diciamo, adolescenziale, anche fino alla ricerca del lavoro. È venuto fuori una cosa drammatica, cioè che addirittura una buona parte di questi giovani è demoralizzata, scusate, ho usato la parola sbagliata, e non cerca più neanche lavoro. Noi una piccola risposta l'abbiamo data per attrarre con l'ITS, sapete, io sono uno dei quattro sostenitori dall'inizio, quindi cioè, credo nello strumento, credo nella cultura, credo in tutto, ma credo che bisogna dargli speranza a questi giovani, tant'è che ho detto più volte, ma per esperienza diretta, mia moglie ha fatto uno degli oratori che c'era a Empoli, una fondazione, io ho visto da lì come esperienza che è una cosa vincente, senza escludere nessuno, però c'è una fascia anche per aiutare anche le donne, quindi non solo i ragazzi, che se lui e lei lavorano per esempio lontano, perché ormai si trova il lavoro, si va a prendere dove si trova, e vanno in su e giù con il treno, succede un qualche cosa perché c'è qualche problema, se quel bambino esce da scuola e la mamma non arriva o il babbo non arriva in tempo a prenderlo, dove va questo bambino se non c'ha nonni e quella rete che c'era prima? Quindi io penso che quella sia un'altra cosa molto importante per il nostro territorio, creare una rete stimolando, quindi non facendo, perché tutto quello che fa il pubblico spesso e volentieri si dimostra non però, non mi buttare la bomba da ultimo, perché se no si bomba. Fa casino, no, Sull'ITS hanno detto una cosa giusta, Simone. Attenzione,
Riconosco a Campinotti di aver detto una delle poche cose che abbia un senso. Andrea, di senso io, velocissimo, mi piaceva perché ti ha dato ragione per la prima volta. Ma dalla fine apprezza, perché il vero centrodestra siamo noi. Il vero centrodestra non è quello che fa la collezione dei simboli, ma ha come candidati tutti i consiglieri comunali uscenti, nonché il già due volte candidato sindaco Francesco Grazia. O quelli che li cerca. No. Allora, sai, c'era una fiaba d'Esopo che ho letto anch'io, stranamente. Ma l'ITS... La volpe e l'uva, capito? No, no. Allora, se mi dici una cosa positiva sull'ITS, dimmi. Sì. Il problema dell'ITS, Prodigi si chiama così, sì. Ha due... Che vuol dire professione digitale. Sì, esatto, ha detto bene, professione digitale. Ha detto bene, ha due, noi. Ha due... cioè, non è che ci sono solo te, grazie al cielo ci sono tante altre aziende del territorio. Ci sono non quattro ci sono fondatori te. E io sono fra questi quattro. Va benissimo. Te non c'eri però, attenzione. Va benissimo. Io sono un avvocato, non sono un imprenditore. Partiamo da c'è anche guarda, si stanno aggregando tante situazioni. Oggi benissimo, io è sono... un gruppo. No, via, allora voi due siete troppo indisciplinati. Sì, no. Sta cosa me la dici la prossima volta. A me mi piaceva finire, però. C'è la necessità di un ITS sul tessile per rilanciare il settore moda, e questo ne abbiamo fatto parte integrante del programma di un bel evento in tutte le aziende del territorio della moda in Pulese lo scorso 4 maggio. Mi è piaciuta anche a me, era molto scenografica. Guglielmo Rosi delle Confezioni Orfatti è uno dei miei candidati. Vai Campinotti, chiudi. No, allora, uno degli investimenti che io vorrò fare anche per promuovere il territorio non sarà solo sul territorio. Ho detto prima, ci sono 12 milioni di passaggi di turisti all'anno nei due aeroporti. Non ho mai visto, come ho fatto degli esempi coloriti anche lì, quando veniva il circo a Empoli si capiva subito, quando ero bambino, perché a semafori passavano cammelli e la gente con le giacche tutte pittoresche. Investirò dei soldi per far sapere a questi 12 milioni di passeggeri che c'è anche Empoli, un territorio virtuoso dove abbiamo Masolino, dove abbiamo tantissime cose molto importanti, in parallelo da investire sul territorio per fare sì che quando vengano trovano assonetti, come dice lei, che non sono virtuosi. Dico l'ultima cosa, vai. L'altro giorno ho fatto un passaggio, si è fatto anche un reel, non è che sia abituato a fare queste cose, però l'abbiamo fatto, un video. E il museo di paleontologia è andato bene, Riller e Time. Sì, ma io sono un boomer, come dice mio figliolo, sono onesto, non faccio finta di essere quello che non sono. Fonda Prodigi sul digitale, non sa che è un Riller, fantastico. No, ma sai, quello, c'è chi ha inventato delle cose, cose e non diverse, sa che l'hanno nominato diverse, dopo. Sono social, la moda. Tra l'altro, ripeto, noi, sulle capacità del fare, ripeto, penso sia importante vedere la storia delle persone, quindi invito a vedere la mia. Non sono io che dico sono la punta di diamante, anzi, io sono l'ultimo degli ultimi. Però ora, detto questo, molto il museo parla del dire per ora più che del fare. Ma andiamo avanti. Ragazzi, buoni, via tra tutti. Empoli del dire, insomma, contento. Io lo invito a fare un giro, invito tutti gli ascoltatori a venire. Una però la lasciamo, una sera. Volentieri. La connessione funziona. Allora, volevo dire che il museo paleontologico, che ha delle cose anche molto belle, aveva i cartellini dell'orario un post-it e con la targa chiuso, tra l'altro, cioè, quindi c'era turisti che venivano in Piazza dei Leoni e trovavano il museo chiuso, cioè, voglio dire, se si vuole attrarre la gente bisogna anche farla diventare accogliente. Cioè, il turismo è centrale. Siamo no, i penultimi turismo non solo, non ma tenete conto un altro aspetto che nessuno considera, cioè tenete conto cioè che questa cosa è abbastanza imbarazzante, perché c'è stata una polemica su Firenze per un evento sportivo importante dove un famoso DJ ha giustamente fatto notare che i prezzi degli alberghi erano molto elevati. Esatto. Quindi questa è un'opportunità per noi, perché non solo si potrebbe offrire con l'albergo diffuso, con tanti strumenti, che non si diventi dormitorio dei turisti di Firenze. Esatto. No, però diciamo che se noi si stimola una frequentazione turistica anche che ha una capacità di spesa, senza, non è che voglio i miliardari, cioè le persone possano transitare turismo sul territorio e tema. Possano utilizzare i bar, possono turismo e viabilità è prossimo tema da discutere. Sì. Turisti turismo che abbiano capacità di spesa e viabilità, che sono una chiave di riqualificazione importante nel nostro territorio, perché altrimenti diventa autarchia. Cioè, allora, il modello fino ad ora è stato quello che vai a lavorare nei vari pubbli qualcosa e servizi per pagare le bollette di però pubblico. Però non mi devi pagare, perché qui siamo a 6 ore e 40. Boni. 6 ore allora, 40. No, siamo un'ora, che c'è siamo un'ora 20 abbondante. Allora, mi piaceva questa cosa. Turismo e viabilità come il tema? Il 29 parliamo di turismo e viabilità, da però divisi in due, compreso parcheggi.
Allora, domani abbiamo Tajani, io invito anche l'amico di centrodestra, se vuole venire a pranzo a noi, è benvenuto. Dall'amico non solo lui, anche gli altri candidati. Siamo tanti che non sappiamo, però per loro un posticino si trova. Si è rammentato. E ringrazio tanti noti, però non posso esserci perché ho un contestuale evento insieme a tutti i cittadini. Facciamo una passeggiata ai nostri amici a quattro zampe, i nostri cani, dal centro di Empoli a Pozzano. Allora mandiamo i figlioli nostri cani. Benissimo, allora aspettiamo la città inclusiva sia anche a misura di animale. Almeno tu puoi dire che sei un cane. Siamo molto impegnati. Io sono una mancanza a parte. Comunque, a noi ci ringrazia il Vinegar. Ce ne saranno molti. Ci ringrazia il Vinegar e oggi abbiamo salutato Cioffi. 20 posti, ma sono risorse importanti del territorio. Masciste, Don Riccardo. Allora, visto che più o meno ci guarda quando va bene la diretta, circa 2500 persone. Allora, salutiamo anche Sciabolino perché tra l'altro con Fabrizio siamo amici da ragazzi. Ci siamo stati anche anch'io. L'altro ho avuto modo di apprezzarla anche io l'altro giorno. Bene, salutiamo tutti. Eccellenze. Salutiamo tutti quando vanno. Buona serata a tutti. Grazie. Ciao a tutti. Ciao, grazie ciao. Mille. Ciao, grazie. Possiamo alzarci? Mamma.